Alberto ha un vantaggio enorme nei confronti dello svedese, un secondo e sei, ma la sua gara è soprattutto nei confronti di Furze che parte dopo di lui. Forza Alberto! È partito tremendamente forte, rischiando tantissimo. Nelle prime tre porte è passato con la punta dello sci interno a un millimetro dal palo, a dir tanto. Qui è rimasto un po' seduto. Mi raccomando Alberto, stai centrale. Qui ha ripreso un buon ritmo. Non dovrebbe avere problemi a essere in vantaggio a metà gara. È in vantaggio di 1,28. Purtroppo si è seduto. Purtroppo si è seduto Alberto Tomba. E l'unica cosa a cui deve stare attento in questo momento, forte come va Alberto Tomba, vabbè, non è riuscito a trovare il ritmo perfetto in questa seconda manche, peccato, ma insomma con lo slalom e il gigante di Kranjska Gora Alberto ha comunque la possibilità di finire la coppa in testa. Certo, questo errore probabilmente dovrà fargli rivedere i piani, i suoi piani. È difficile finire sempre in slalom e quindi Alberto dovrà davvero, per vincere la coppa, dedicarsi al Super G. Vorrei rivedere la prima porta di Furzet. Ho visto un passaggio un po' strano, chissà se lo faranno rivedere rallentatore. È partito molto deciso Furzet, adesso con Tomba fuori non dovrebbe avere problemi. Pensate che ha un vantaggio di 2 secondi e 10 su Futgoe, che è l'atleta adesso al comando, per cui insomma direi che può decisamente controllare la sua azione. Ole Christian Furzet, che avete visto infilare, guardatelo, 1,78, il vantaggio più o meno era uguale ad Alberto qui a metà gara, come tempo di manche. Grande sicurezza da parte del norvegese, è veramente molto molto in forma, vincerà questa gara con un secondo e mezzo, un secondo e due. Grande, grande Furzet, è in formissima slalom, non c'è discussione. Grande, mamma mia, addirittura 2,08, quindi non ha perso nulla rispetto a Futgoe, lo vedete esultare.